Banksville Records presenta Weather Underground, il nuovo disco dei Sado. Dall'incontro delle personalità musicali dei Sado con quelle letterarie degli scrittori Guido Michelone e Franz Krauspenar nasce questo nuovo lavoro. Si tratta di un concept album anomalo in quanto unisce 25 brani di varia durata a parti recitate, pubblicati in formato doppio CD per consentirne fruizione bilingue. Con la voce dello stesso Guido Michelone. Non siamo impreparati a questa crisi. E ci riusciamo perfettamente. E l'altro per la versione in lingua inglese, con la voce di Stephen Thomas. The right thing in this whole story is to understand where the nation stands in the world. L'attore Giovanni Battista Franco, parte integrante e insostituibile dell'organico Sado ormai da tempo, recita in ambo le lingue la propria parte. A Story of Love and War, una storia di amore e di guerra, liberamente tratta dalla vicenda realmente avvenuta di Weather Underground, una discussa organizzazione di stampo sovversivo che ebbe vita negli anni 70 negli Stati Uniti d'America. Considerato dagli storici un gruppo terroristico anomalo, non vi fu mai nessuna vittima a seguito dei loro attentati per la scrupolosa tempestività nel comunicarne ora e luogo, per sensibilizzare l'opinione pubblica su temi specifici come la sterilizzazione forzata delle donne povere o più semplicemente la guerra in Vietnam. Questo disco, tuttavia, prende drasticamente le distanze da qualunque schieramento ideologico, attitudine ampiamente superata e pertanto avulsa dalla filosofia di tutti i lavori dei Sado, sottolineando invece l'aspetto puramente umano della vicenda. Sesso e psichedelia. Fucilata alle 5, che ne sarà di noi? La definizione storico-genetica della musica dei Sado sarebbe musica creativa ed improvvisata europea, ma loro preferiscono avanguardia decostruttiva. Il gruppo, nell'atto creativo, effettua alla propria musica un processo di decostruzione, ma giammai di ridefinizione della medesima. Pertanto, dal punto di vista strettamente musicale, sono facilmente riconoscibili momenti di vera rottura rispetto agli schemi classici dei molteplici stili affrontati. Come ad esempio l'utilizzo dell'attrato come sostituto del classico assolo. O l'uso creativo dei sintetizzatori con settaggi davvero estremi, al limite del paradosso. Questo è il primo comunicato dei Weather Underground.